Come si fa ad essere felici? Vabbè, direte voi, è più facile scoprire i numeri vincenti del Superenalotto. È però dalla notte dei tempi che ci poniamo domande come queste. Come si fa a essere positivi? Come si fa a vivere una vita appagante? C'è una persona che più di tutti si è posta questa domanda. Lui è Martin Seligman, uno degli psicologi più eminenti del nostro secolo, conosciuto perché è padre fondatore della psicologia positiva. Seligman studia come le persone possono essere felici, come possono avere una personalità positiva, affinché la vita possa essere degna di essere vissuta. Ci tuffiamo insieme nel segreto della felicità? La psicologia si è da sempre concentrata sui traumi, sulla patologia, sulle difficoltà. La domanda invece da cui partono le teorizzazioni di Seligman è: come possiamo aiutare le persone a essere più felici di quello che sono attualmente? Seligman, anziché concentrarsi solo su ciò che andava male, è stato il primo a cercare di capire cosa andava bene e ad operarsi per comprendere come poterlo far andare ancora meglio. Nei suoi studi si concentra su temi come felicità, speranza, benessere, coraggio, progettualità. È la psicologia positiva che sposta il suo interesse dal disagio all'aumento della qualità della vita, dalla sofferenza al benessere. Seligman ha un suo modello, il modello PERMA, che è caratterizzato da 5 elementi in grado di aumentare la qualità della nostra vita. P sta per Positive Emotion, ovvero emozioni positive che devono essere cercate, coltivate e vissute il più possibile all'interno della nostra quotidianità. E invece sta per engagement, che significa coinvolgimento. Per essere felici dobbiamo svolgere attività che ci coinvolgano completamente, che ci assorbano, che ci facciano sentire concentrati intensamente sul presente. R sono invece le relazioni sociali, un ingrediente fondamentale per il benessere psicologico, purché chiaramente siano autentiche e positive. M invece è meaning, ovvero il significato. Cioè noi siamo felici quando facciamo qualche cosa coerente con i nostri valori, con le cose per noi importanti, qualcosa di più importante che possa lasciare un segno nel mondo. Infine, l'ultimo ingrediente è quello della A, accomplishment, ovvero realizzazione. Significa avere degli obiettivi, anche sul lungo termine, e metterci in azione per poterli realizzare. E questo, come vedete, è il modello PERMA. Seligman però non si è occupato soltanto di felicità e positività, ma una parte importante dei suoi studi l'ha anche dedicata alla depressione, coniando il concetto di impotenza appresa. Lui ha notato che quando le persone vengono continuamente poste all'interno di situazioni delle quali non riescono a modificarne la condizione, tendono a sviluppare una sensazione di impotenza che poi va ben oltre quel singolo contesto. Quindi se io vivo una situazione sulla quale sento di non avere nessun tipo di controllo, sulla quale mi rendo conto di non poter influenzare, impattare, modificare ciò che mi fa soffrire, scivolerò gradualmente nella convinzione che ogni mio tentativo di avere un impatto sul mondo, sulla vita, sia completamente inutile. Secondo Seligman, questa impotenza appresa sarebbe il meccanismo alla base della depressione. Cosa significa veramente essere ottimisti o pessimisti e come influisce questo sulla nostra vita? Se sono pessimista, posso fare qualche cosa per modificare la mia predisposizione mentale? Gli studi sull'impotenza appresa sono importanti perché è proprio da lì che Seligman arriva a muovere delle idee poi diventate molto conosciute sul tema dell'ottimismo e del pessimismo. Infatti, secondo lui, l'impotenza appresa è solo il primo ingrediente che poi può portare alla depressione. E ciò che ti conduce dall'impotenza appresa a una vera e propria depressione è lo stile esplicativo della persona. Cioè, essere pessimista o ottimista, secondo Seligman, dipende da come la persona si spiega le cose che le accadono intorno. Per Seligman, l'ottimista attribuisce a se stesso le cose positive che gli accadono, al suo carattere, alle sue abilità, alla sua persona. Ad esempio, ho passato l'esame perché ho studiato come un matto ogni giorno. Al contrario, attribuisce gli eventi negativi a cause esterne che sono al di fuori del suo controllo. Non ho passato l'esame perché era molto difficile e poi quella professoressa lì. Il pessimista invece attribuisce gli eventi positivi agli altri o a condizioni di fortuna. Ho passato l'esame perché sono stato miracolato.
e gli eventi negativi a se stesso. Non ho passato l'esame perché sono un buon a nulla. Secondo Seligman, ogni persona tende ad avere uno stile di attribuzione caratteristico, pessimistico o ottimistico. Quindi, pessimisti e ottimisti, si nasce? Non si può far nulla? Tranquilli, per Seligman l'appartenenza a uno dei due gruppi non è immutabile. Anzi, può essere modificata apprendendo nuove modalità di pensiero, che Seligman ci racconta all'interno del suo libro Imparare l'ottimismo. Capolavoro, consiglio di leggerlo. Volete sapere di più su ottimismo, pessimismo, felicità e come migliorare la qualità della vostra vita grazie agli insegnamenti di Martin Seligman? Allora vi aspetto su Audible, dove c'è un podcast che ho creato insieme alla collega Laura Pirotta, che si intitola Scuola di Psicologia. In questo podcast parliamo dei grandi protagonisti che hanno fatto la storia della psicologia negli ultimi anni e per ognuno di loro traiamo degli spunti, degli strumenti da applicare alla nostra quotidianità per renderla migliore. Io e Laura vi aspettiamo su Audible. Ciao!